Benvenuti alla prima puntata di Premierissimo. Ogni settimana andremo a vedere quello che sta succedendo in Premier League in Inghilterra. Partiamo subito dal Manchester City, vittorioso 3-1 in casa del West Ham. 5 partite, 5 vittorie per la squadra di Guardiola, che è prima in classifica. Una schiaccia sassi, Haaland già 7 gol in campionato. Non magari il giocatore infallibile come l'anno scorso, ma sicuramente sempre un grande capocannoniere. Subito sotto la sorpresa, Tottenham riparte senza Antonio Conte, che aveva già salutato l'anno scorso, senza Paratici, allenatore nuovo, poche aspettative, invece tanta resa. Batte in rimonta lo Sheffield United, forse nella sua peggior partita, perché ha detto che il Tottenham non ha fatto un grande match, ma 4 vittorie e un pareggio, e a soli 2 punti dalla prima. Tottenham che affronterà l'Arsenal, pari punti nel grande derby, nel prossimo turno di campionato, nel grande derby londinese, il derby più sentito. Arsenal che vince in casa di un Everton sempre più in crisi, un solo punto per la squadra di Liverpool, e attualmente grosse difficoltà, un po' come quelle dell'anno scorso. Manchester City che ha vinto in casa di un West Ham che comunque sta inseguendo le prime posizioni, 10 punti, attenzione perché l'impresa di giornata è quella di De Zerbi col suo Brighton, che viaggia comunque a 12 punti in classifica dopo 5 giornate. Per il Brighton 4 vittorie, una sconfitta, la sconfitta è arrivata proprio con il West Ham. Brighton che vince in casa del Manchester United per 3-1. Contestazione per la proprietà inglese, ovviamente dei Red Devils, scusate, la proprietà è americana della squadra inglese dei Red Devils. Contestazione per Ten Hag, vedremo, le prossime partite saranno cruciali per capire se rimarrà sulla panchina della squadra di Manchester. Ma lo stavamo dicendo, il Brighton vince e continua a volare. Delusione, abbiamo detto, Manchester United, delusione insieme per ora ai Red Devils, ovviamente sono i Blues, sono Pochettino e il suo Chelsea, solo uno 0-0 in casa del Bournemouth, tra l'altro uno 0-0 che rimane, che risulta quasi stretto ai padroni di casa. Chelsea che viaggia con soli 5 punti in classifica, non un buon inizio. È vero che ha cambiato tantissimo il Chelsea, e invece è vero che ha rivoluzionato tutto, ma la squadra per ora dà pochissimi segnali di vita. Segnali di vita invece che sta dando il Newcastle di Tonali, vittoria senza l'italiano infortunato per quel match, vittoria in casa contro un ostico Brentford, una delle squadre più difficili da affrontare in Premier League, 1-0. È vero che i Magpies, il Newcastle, hanno solo 6 punti in classifica dopo 5 giornate, è altrettanto vero però che il calendario è stato veramente molto molto complicato. Ha già affrontato Liverpool, ha già affrontato Manchester City, ha già affrontato la Aston Villa, altra squadra che per Unai Emery sta veramente migliorando tantissimo. Insomma, Newcastle è vero, solo 6 punti, ma attenzione al calendario che ha avuto. Per chiudere il discorso, Luton, squadra cenerentola, un po' la squadra materasso di questa stagione, 4 partite, 4 sconfitte, finora solo 2 gol fatti e ben 10 subiti. La sensazione che possa essere la più seria candidata a tornare in Championship, subito sopra con un punto, insieme all'Everton e allo Sheffield United c'è il Burnley. Occhio al Burnley perché arriva al suo primo punto in campionato, la squadra di Company non ha grandi individualità ma gioca molto bene al calcio, potrebbe essere una piacevole sorpresa magari più in là col campionato, quando avrà attutito al meglio il colpo, diciamo, il passaggio dalla Championship alla Premier League. Lo abbiamo detto, il prossimo turno è infuocato, c'è sempre un big match in Premier, sarà il derby di Londra, quello tra Tottenham e Arsenal, il più sentito di tutti. Il Manchester City giocherà in casa contro il Nottingham, mentre il Liverpool affronterà l'ostico West Ham, squadra che però, diciamo, è più difficile affrontare fuori casa rispetto a quando la si affronta tra le mura amiche. Ci rivediamo fra una settimana per andare a parlare della sesta giornata di Premier League e per andare a scoprire quali saranno tutte le novità. Ci rivediamo settimana prossima.